essere candidata alla segreteria della Confederazione Europea proprio ad Atene, la culla della civiltà dell'Europa. Ho iniziato a lavorare nel sindacato all'università e nel 1989 sono stato eletto segretario generale regionale della Federazione per il commercio, il turismo e per i servizi della UE. In questa veste mi sono occupato di contrattazione a livello aziendale, territoriale e nazionale. Nel 1996 sono diventato segretario generale della UIL confederale del Friuli Venezia Giulia, la mia regione, la regione italiana al confine con l'Austria, la Slovenia e la Croazia. Porto quindi alla Confederazione Europea un'esperienza di negoziato e di contrattazione con le imprese, con le istituzioni e di confronto diretto con i lavoratori. Frequento la Confederazione Europea da circa 15 anni, perché sono anche il Presidente del Consiglio Sindacale Interregionale tra Italia e Croazia e Vicepresidente del Coordinamento Europeo dei Consigli Sindacali Interregionali. Mi sono quindi occupato di cooperazione transfrontaliera, di politiche economiche territoriali, di coordinamento della contrattazione, di mobilità dei lavoratori a livello europeo. Voglio ringraziare anch'io, ovviamente, le organizzazioni sindacali italiane che unitariamente CGIL e CISL e UIL hanno deciso di candidarmi e voglio ringraziare anche Bernadette per aver accolto e sostenuto la mia candidatura all'interno del segretariato della Confederazione Europea. Questo è il quarto congresso della Confederazione a cui partecipo e cade nel momento forse più difficile di tutta la storia del movimento sindacale europeo. Le sfide che peseranno sulle spalle della nuova segreteria confederale sono molto gravose, ma io sono sicuro che con Bernadette e con gli altri compagni candidati alla segreteria confederale sapremo essere all'altezza di queste sfide. Nel dibattito di questi giorni, in questo congresso, personalmente ho percepito una nuova e più avanzata unità e solidarietà tra tutti noi, tra i vari paesi, nord, sud, est, ovest, tra le confederazioni nazionali e le federazioni di categoria europee. Si respira nel nostro congresso quello spirito positivo di Europa che le istituzioni comunitarie purtroppo sembrano aver smarrito. Noi insieme, io credo, avremo la forza per costruire l'Europa sociale che vogliamo. Questo è l'augurio che voglio fare al nostro congresso e alla Confederazione Europea dei Sindacati.